Un vero e proprio boom di partecipanti, oltre 160 per la giornata informativa che riguardava la Darsena Europa e la stazione marittima. Una giornata di riflessione al termine del discorso generale legato al dibattito in porto, ovvero la serie di appuntamenti che hanno visto stakeholders ed esperti del settore confrontarsi nei mesi precedenti. L'appuntamento era alla Fortezza Vecchia di Livorno. Assessore Bugli, di dibattiti in porto ce ne stati tantissimi, ma al di là della battuta questo è quello vero, quello organizzato e strutturato, è contento del percorso fatto? Sì, il percorso in realtà è già terminato, però è stato giusto alla fine del percorso dire che devono essere fatti degli appuntamenti di monitoraggio. È stata un'intuizione valida perché il monitoraggio serve per vedere lo stato d'avanzamento delle cose. Uno, se sono stati rispettati quelli che erano gli impegni a seguito dell'avvenuto dibattito pubblico. Insomma, le sollecitazioni che erano venute erano state sintetizzate ed erano state poste all'autorità portuale. Mi sembra che in tempi celeri l'autorità portuale abbia risposto, diciamo, a tutte queste sollecitazioni. Tra l'altro sono già pubblicate sul sito della Regione le risposte dell'autorità portuale, presto saranno pubblicate anche sul BURT, e quindi questo è un passaggio importante per andare a vedere se, diciamo, gli effetti del dibattito pubblico si sono avuti oppure no. E poi l'altra cosa importante è anche tenere in monitoraggio per vedere lo stato d'avanzamento delle opere. Anche qui ci sono state negli ultimi tempi delle novità e quindi è importante, diciamo, che questo percorso di monitoraggio, non so se oggi, ma diciamo nel seguito, vada a vederle per bene, anche se non c'è, diciamo, uno stravolgimento del progetto, però è importante che il monitoraggio serva ad adeguare il dibattito a queste cose. Quindi bene, è una cosa seria. Siamo una sperimentazione nazionale perché presto sarà operativo anche nella normativa nazionale. Questo ci rende un po' da un lato orgogliosi, dall'altro, insomma, ci preoccupa perché bisogna fare le cose per bene.